Yes, I think I'm going out of my mind over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. Us apart, and I think I'm going out of my head, 'cause I can't explain the tears that I shed over you. Hai conosciuto Jean Malvin? No, mai. Non ha mai conosciuto una signora Schneider? La madre di Helga, volete dire? No, mai. Ha mai conosciuto una signora Unterberger? Vera Unterberger? No, mai. Ha mai lavorato in un ospedale? In una clinica fuori di Amburgo? No, soltanto in laboratori. E qui in Amburgo. Neppure all'ospedale di Brema? Brema? No, ho detto di no. E invece sì, dottor Bauer. Invece sì. Come sì? Per un breve periodo, un mese circa, lei l'anno scorso ha sostituito un suo collega, un chimico dell'ospedale di Brema, il dottor Wintermann. Questa è la cartella clinica riguardante la signora Vera Unterberger, sotto osservazione per etilismo acuto. Porta la sua firma. Vera Unterberger. Sì, quella che fino a ieri credevamo fosse la signora Schneider. Ah, capisco. Schneider, Unterberger, la stessa persona. Bene, e allora? E allora, dottor Bauer, lei ha conosciuto la signora Unterberger all'ospedale di Brema. Averle fatto un'analisi non significa averla conosciuta. A noi interessava tracciare l'ipotesi di un suo rapporto con quella donna. E questo ci basta. Ipotesi. Ha detto bene, commissario. Sulla scorta delle analisi chimiche da me fatte in 15 anni di professione, lei può tranquillamente implicarmi in migliaia di delitti.
Certo. Ipotesi, dottor Bauer, ma suffragate da tanti fatti precisi, concreti. Sì? Sì. Anche quelli ruotanti attorno al suo alibi. Lei il giorno del delitto non rimase sempre nel suo ufficio a riposare? No. No. Ah. È stato visto uscire dal cortile posteriore dello stabilimento farmaceutico. L'ha testimoniato uno degli operai che lavoravano al nuovo muro di cinta in costruzione. Immagino quello a cui ho offerto una sigaretta. Sono uscito infatti per comprare un pacchetto di sigarette. Ah. E tabaccaio da quella parte dove ora c'è il muro di cinta. È questo? Perché non l'ha mai detto prima? Mi sembrava del tutto trascurabile. Potevo forse aver ucciso qualcuno in 5 minuti. Ah, in 5 minuti, no? Dallo stabilimento alla casa di Malvin. Ma in un paio d'ore, sì. Vede, commissario? Ipotesi, sempre ipotesi, che non si traducono in prove. Allo stesso modo, con questi elementi, voi potete incolpare chiunque. Perché allora proprio me? Perché in tutti questi giorni lei ha sempre deposto il falso. Falso l'alibi. E falso anche ogni suo rapporto con i protagonisti del dramma. Tutto falso. È tutto facile anche. La sua difesa si aggrappa sempre soltanto a due persone che non possono più parlare. Helga e Vera Unterberger. Troppo facile. Ne convenga. Ma come? Ora mi dici questo. Dopo tutto quello che sì, noi... Sì, prima che sia troppo tardi. Non ti permetterò mai di fare questa pazzia. Io? Ma se sei stata tu che mi hai suggerito il ricatto? Tu che l'hai voluto in ogni particolare? Io, sì. Ma non ora. Ora so chi è Marco. Non posso più annientarlo a questo modo. Aspetta, voglio risentirlo. Ma non ti basta, papà. Ora sai tutto. Sì. Sì, finalmente. E qualcosa mi si salva nel ricordo di Helga. Il ricatto lo aveva ideato lei. È vero. Ma poi quando ha capito chi sono veramente, quando si è convinta che non ero stato io ad uccidere suo fratello, allora non è stata più capace. Si è ribellata, si è rifiutata. Paura, forse. O anche qualcos'altro. Adesso non so. Sono ridicola a credere ancora a lei, ad aggrapparmi a tutto questo. No, tutt'altro. Bauer. Bauer. Ma perché ha continuato da solo? Visto che non aveva alcun legame con Helga, come io sospettavo. Perché ti odiava? Anzi, ti odia tanto. Che Helga non amasse Bauer, la prova l'abbiamo qua, in questo nastro. Lui invece, lui deve averla amata molto per arrivare a tanto. A ucciderla, vuoi dire? Non ho detto questo. Non ci credo. Come? No, non credo l'abbia uccisa Bauer. E chi altro? Ma l'hanno detto loro, le voci. No, le loro voci ci hanno confermato che il piano criminoso l'avevano concepito insieme e che Helga si era ribellata il giorno prima del delitto. Niente altro, Bauer avrà continuato da solo. E allora? Forse per timore di essere scoperto, ha ucciso la falsa Schneider. Ma tutto si ferma qui, al primo delitto, non oltre. Ma anche Helga è stata uccisa in quella casa. Soltanto loro due la frequentavano. Sì, 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 sì. Ma questo cosa prova? Ma come non prova? Dove vuoi arrivare, Albert? Ha un complice. Soltanto un complice di Bauer. Già, di Bauer può aver ucciso Helga. Non può averlo fatto lui, materialmente.
non avrebbe mai avuto il coraggio di farlo, da solo. Sì, va bene. Abbiamo rimosso il corpo. E adesso stiamo perlustrando la zona. Sì, signore. Mandami il sergente Dilger. A più presto. Lei dice che noi ci intestardiamo su di lei. Può darsi. A me pare piuttosto che sia il destino ad accanirsi contro di lei. È stato ucciso Jean Malvin. Malvin? Investito, schiacciato da un'auto. La sua. Una Mercedes blu targata Hamburgo PT 1492, non è vero? Anche questa è un'ipotesi, dottor Bauer. Malvin. Ma quando? Questa notte. Beh, diciamo pure ieri sera, visto che sono già le 2:30. E speriamo che sia l'ultima notte di questa brutta storia. Questa volta non ha risposta, vero? Signor Bauer. Jean Malvin. Ma cosa c'entro io? La sua auto, non le basta? Mi avete arrestato alle 10:30 al ristorante. Ero lì da più di un'ora con l'avvocato Zimmerman a cena. Chiedetelo a lui. Quando avrei potuto uccidere Malvin? Quando? Prima dell'arresto, è evidente. Prima del suo appuntamento con Zimmerman. Ma la mia auto è ancora lì, davanti al ristorante. La sua auto si trova allo Stadtpark. Un fanale fracassato e il paraurti contorto. Sì? Mi dica, sergente. Se vuole scendere, commissario, è arrivata quell'auto. Dottor Bauer, mi sono sbagliato. La sua auto non si trova più allo Stadtpark. È nella nostra autorimessa. Vieni, Hansen. Ah, sergente, gli tenga compagnia. E per ingannare il tempo, gli parli della sua passeggiata notturna per i viali del parco. Può essere istruttivo, no? Non c'è proprio niente da scoprire. L'auto che ha investito Malvin è questa. Quello che mi preoccupa è l'ora esatta. È possibile che Bauer l'abbia ucciso prima? Prima delle 9:30, ora in cui andò al ristorante. Lo so, è l'unico punto che mi lascia incerto. D'altra parte dovrei allora supporre... Ecco il medico. Ah, buonasera, dottore. Anzi, buongiorno. Allora? Devo ancora una volta ribellarmi ai suoi metodi, commissario. Lei vuol sempre bruciare i tempi. Il lavoro anche del più umile collaboratore bisogna rispettarlo. Certo, ma mi dica, secondo lei, Malvin a che ora è morto? No, non è tanto facile dirlo ad un primo esame così sommario. A che ora, dottore? Direi 3 ore fa all'incirca. Più o meno 3 ore fa. 3 ore? Sono le 2:40. Verso le 11 allora. Piuttosto dopo che prima. Ne è sicuro? No! Fra 6 ore, 6 ore avrà il mio rapporto preciso, ora no! E se non le va bene, si procuri un mago, non un medico. Verso le 11. Piuttosto dopo che prima. L'auto di Bauer sì. Bauer no. Già. Io cerco da non. Lui ha visto Malvin per l'ultima volta. Come? Da non ha visto Malvin? Sì. Dove? Al porto, al pontile d'imbarco numero 4.
Prova a chiamare la gente che lo seguiva. Mettimi subito in contatto con l'auto che seguiva Marco Danon. 0211. Sì. Al porto, non lontani dallo State Park. Erano vicini anche al ristorante dove pranzava Bauer. Sì? A che ora Danon si è incontrato questa notte con Malvin, giù al porto? No, devi rispondere con precisione assoluta. Alle 22:30. Sei sicuro? Bene. Ora dov'è? A casa? Questa volta non perderlo d'occhio nemmeno un secondo, mi raccomando. Grazie. Chiaro? Chiaro. Non è stato Bauer. Alle 10:30 Malvin era ancora vivo e Bauer a quell'ora era già in mano nostra. Vai da Danon? Naturalmente. Ti telefono più tardi. Vuoi vedere che avevo ragione io? Può darsi. Tutto può darsi. Me l'auguro per te e per noi. È difficile passare con un'automobile su questo ponte. È troppo stretto. Ma come? Ora mi dici questo? Dopo tutto quello che sì, noi... Sì. Prima che sia troppo tardi, non ti permetterò mai di fare questa pazzia. Io? Ma se sei stata tu che mi hai suggerito il ricatto? Tu che l'hai voluto in ogni particolare? Io sì, ma non ora. So chi è Marco e non potrò più annientarlo in questo modo. Troppo tardi, Erika. Non credo che sia possibile fermare la macchina che hai messo in moto tu. Non possiamo più tornare indietro. Ma sì che lo possiamo. Sono disposta a tutto. Anche a parlare se è indispensabile. Direi tutto a Marco, anche a costo di perderlo. Ora so chi è Marco. Ora so chi è Marco. Ora so chi è Marco. Ma sei impazzita? Sarebbe la rovina tua e mia. Ero impazzita prima, non ora. Ora basta, Carl. Per me è tutto finito. Tutto finito. Sa
Sarà che io non credo ai miracoli. Ma questa registrazione che ci piova addosso così sa di miracolo. Non crede alla sua autenticità? No, non è questo. Non vedo a cosa ci può portare. Ma come? A Bauer, naturalmente. Ah, naturalmente. Penso che aveva interesse a sistemare quel registratore in casa di Malvin. Uno che era a conoscenza dei convegni di sua moglie con Bauer. Lei, dottor Danon? Io? No. No, commissario. Lei lo sa benissimo. E chi, allora? Prego, si accomodi. E mi dica se riconosce queste voci. Non sono venuta per discutere oggi. Sono venuta per fermarti. Nient'altro. Questa era la voce di Helga Müller. Anzi, di Olga Schneider. Cosa vuoi dire? Ormai tutto è pronto. È tutto fatto. È domani. Domani. E questa è la sua voce, dottor Bauer. O mi sbaglio? Bene. Ora so perché Malvin ha voluto vedere suo padre. Certo è stata una fortuna che stasera abbia consegnato quel nastro. Non capisco, commissario. Malvin è morto. Morto? Ucciso, investito da un'auto. Nello stesso posto dove poco prima si era incontrato con suo padre. E a quanto sembra, subito dopo aver consegnato quel nastro. Ma perché? Perché l'hanno ucciso? È difficile dirlo. Forse proprio con lo scopo di impedirgli di consegnare quella registrazione. Oppure per portargliela via. Ma se è stato Malvin a dare il nastro a mio padre? Certo. Peccato che lui non lo possa più confermare. Evidentemente per qualcuno è preferibile che non possa più parlare. Commissario, mio padre è venuto da voi proprio per farvi ascoltare il nastro. Il nastro che accusa Bauer. È strano. Questa volta tutto coincide per accusare Bauer. Malvin è stato ucciso dall'auto di Bauer. Dall'auto di Bauer? Già. Se non sbaglio, stasera eravate a cena insieme. Bauer non si è mai allontanato dal ristorante? Sì. Improvvisamente è andato via. Quando? Ma, di sicuro non so. Saranno state circa le 10:30. Ah, e dopo quanto tempo è tornato? Tornato? Non è più tornato. Deve essere tornato per forza. Dato che lo hanno arrestato proprio lì. Arrestato. Già, arrestato. Ma lei non era presente quando gli agenti lo hanno portato via? No. Mi hanno chiamato al telefono. E quando sono tornato al tavolo, Bauer non c'era più. Pensavo che fosse andato via. E invece era in mano nostra. E questo significa che non può essere stato lui a uccidere Malvin. Qualcuno ha usato la sua auto. Era ancora davanti al ristorante quando lei è uscito? Pensarci bene, non l'ho notata. Ma poteva essere ancora lì. Può dirmi a che ora lei ha lasciato il ristorante? Verso le 11. Ah, ed è venuto direttamente qui? Sì, ho preso un taxi. Già, veramente mi sembra un'ora un po' insolita per fare una visita. Il dottor Danon mi ha telefonato al ristorante dicendomi che Malvin doveva consegnargli qualcosa. Marco voleva che lo raggiungessi subito. Allo Stud Park? Sì, ma non avrei fatto in tempo, perciò sono venuto direttamente qui. E quando è arrivato? Danon aveva con sé il nastro magnetico. Sì, l'abbiamo ascoltato insieme. Ma non sapevamo che Malvin fosse morto, né che Bauer fosse già stato arrestato. Non è vero, Deborah? È vero, commissario. È tutto vero. È tremendo, lo so. Me lo faccio per il povero Peter. Certo, l'idea del ricatto è stata geniale. Quelle lettere, quelle telefonate lo hanno sconcertato. Sconcertato? Avrebbe dovuto impazzire sentendo che tutto il suo passato gli tornava addosso. Finirà con impazzire quando si troverà chiuso nella morsa che stiamo stringendo attorno a lui. E non riuscirà facilmente a... Basta, lo prego! Ci sono ancora molte cose interessanti da sentire. Sarà la fine per lui. Mi ricordo ogni parola di quella sera. Ogni parola. È stata l'ultima volta che ho visto Helga. L'ultima? Sì, l'ultima, commissario.
Io non ho ucciso Helga e lei lo sa benissimo. Sa dove mi trovavo quella sera? Io non so niente, dottor Bauer. Io aspetto che lei mi illumini una volta per tutte. Questa è la verità. Ma quale verità? Quale verità? In tutti questi giorni, lei e tutti gli altri, non avete fatto altro che raccontare un sacco di menzogne. Va bene, sì, ho mentito tante volte. Per quella comprensibile paura che può prendere chiunque davanti a un'indagine. Ma ora quella registrazione è proprio la mia difesa. Volevamo ricattare Marco, sì, sbarazzarci della Unterberger. Poi abbiamo avuto paura e ci siamo fermati in tempo. Da quanto tempo eri l'amante di Helga? L'amante di Helga? Non lo sono mai stato, mai. Mi piacerebbe poterti dire di sì, gridartelo in faccia. Ma Helga non ti ha mai tradito. È difficile crederla. Un piano simile non possono idearlo due semplici amici. Occorre una complicità particolare per arrivare a questo. Io ero innamorato di Helga, questo sì. Prima che diventasse la signora Danon? Sì. Fu lei a farla assumere nello stabilimento? No. Avevo bisogno di una segretaria e allora mi assegnarono Helga. Cominciamo a vederci spesso, anche fuori dall'ufficio. E nacque fra noi una certa confidenza, una simpatia, ma niente di più. Poi divenne la tua segretaria. E non riuscii più a parlarle. Mi sfuggiva, era evidente. E un giorno venni a sapere che avevate deciso di sposarvi. È da quel momento che hai cominciato ad odiarmi. Quando sei venuto qui, eri un uomo distrutto, finito. Avevi inventato la formula Coralba, ma senza di me non avresti potuto far nulla. Sono stato io a far nascere Coralba. Ho convinto io Zimmerman a sfruttarla industrialmente. E ora tu mi portavi via Helga. Quando hai scoperto che Helga Müller era un nome falso? Solo dopo il vostro matrimonio. Fu lei stessa a raccontarle la sua storia, vero? Sì. Si confidò con me all'improvviso. Era tormentata, sconvolta. Perché? Questo è il punto. Helga sapeva che io l'amavo e che avrei fatto qualsiasi cosa per lei. E ti disse perché mi aveva sposato. Una volta diventata mia moglie, le sarebbe stato facile punirmi per la morte di suo fratello. Conoscevo già la storia di Peter. Quando Helga mi rivelò di essere sua sorella, compresi che aveva un piano preciso. E la spinsi a rivelarmelo. Un piano perfetto. Ricattarmi servendovi di una falsa signora Schneider, uccidere la donna e far cadere su di me tutte le accuse. Noi abbiamo soltanto terrorizzato Marco. Anche ricattato, sì. Ma poi non abbiamo più avuto il coraggio di andare fino in fondo. E ci siamo fermati. No, tu no, Helga si è fermata. E forse non solo per paura. Ti illudi che lo abbia fatto per te, eh? E invece no. Quando è giunto il momento, ha compreso che era tutto assurdo e che stava cercando di uccidere un uomo già finito. O forse solo un uomo diverso da quello che lei credeva. Però, se lei non ha avuto il coraggio di continuare, qualcuno ha continuato. Lei, Bauer? Il piano era pronto a scattare? Perché non continuare da solo? Quel giorno sono sempre stato in laboratorio. Certo, ma durante il pomeriggio, per due ore, nessuno l'ha visto. Era andata a riposare, così ha detto. Ma poi scopriamo che è uscito dallo stabilimento. E in tasca aveva la rivoltella di Danon, che era nella scrivania del suo ufficio. Poi è andato a casa di Malvin, no, passando per la strada più nascosta, senza farsi notare. Aveva già dato l'appuntamento alla Unterberger. Le ha sparato all'improvviso, alla schiena. Un colpo solo. Dopo è andato via, facendo la stessa strada di prima, passando per il ponte. È rientrato nello stabilimento, ha rimesso la rivoltella nella scrivania di Danon ed è tornato nel laboratorio. Un delitto semplice. Quasi perfetto.
Quando Danon è arrivato all'appuntamento con la Unterberger, la trappola è scattata. Gli avevate fatto dare istruzioni precise perché passasse attraverso l'abitato, in modo che tutti lo vedessero, lo notassero. E quando Danon sarebbe arrivato, avrebbe trovato la donna già morta, uccisa dalla sua rivoltella. Solo non avevate pensato che anche Danon portasse la rivoltella e che anche lui sparasse. Secondo il vostro piano, quando saremmo intervenuti noi, avremmo trovato che dalla rivoltella mancava un colpo. Proprio quello che aveva ucciso la donna. Voi non avete prove contro di me. Questa registrazione è una prova. Ma non la sola. Io so che quel giorno lei è andata a casa di Malvin e che è passato per l'altra strada, quella che finisce col ponte. Il ponte è molto stretto. Un'auto ci passa con difficoltà, soprattutto se una premura. Sul ponte è rimasta una striscia di vernice blu lasciata da un'auto. E lei ha una Mercedes blu con ancora il segno della strisciata. Sì. Sì, ho ucciso io la Unterberger. Non ho fatto che seguire il piano. Ma chi ha ucciso Helga, commissario? Io non l'avrei mai uccisa, per nessuna ragione al mondo. Chi ha fatto registrare i nostri incontri? Chi poteva avere interesse a scoprire tutto? Soltanto Danon, commissario. È stato lui ad uccidere Helga. È stato lui. No, non è ancora finita, dottor Danon. Abbiamo solo una parte della verità. Malvin era la chiave di tutto e per questo l'hanno eliminato. Per impedirgli di dire che gli aveva dato l'incarico di registrare gli incontri di Bauer con Helga. Malvin questo non lo sapeva. Gliel'ha detto lui? Malvin sapeva solo una cosa. Era stato il marito di Helga a dirgli di registrare gli incontri. Il marito di Helga? E me lo dice adesso? È per questo che Malvin mi ha cercato e mi ha dato quel nastro. Poi quando la storia divenne pubblica, credette fossi io l'uomo che gli telefonava per le registrazioni. Solo non capiva perché non avevo ritirato anche questo nastro come gli altri. E ci sono ancora altri nastri? Malvin registrava tutti gli incontri. Poi metteva le bobine in una cassetta postale alla stazione ferroviaria e lì trovava il denaro. Invece, quando ha portato questo nastro, non ha trovato i soldi. Allora l'ha conservato. Poi cominciò ad avere paura e l'ha dato a me, per errore. Ma chi poteva avere interesse a distruggere questo nastro? Solo Bauer. Oppure chi era riuscito a farsi credere il marito di Helga? Perché servendosi dell'auto di Bauer lo ha ucciso. Un delitto perfetto non riuscito per caso. Per un imprevisto. L'arresto di Bauer. Vorrei tornare a casa. Sono stanco. La faccio accompagnare? No, grazie. Sto qui a due passi. Vorrei restare solo, se possibile. Cerchi di riposare, dottor Danon. Riposare? Sì, certo. Arrivederci. Per lui sarebbe stato meglio che il caso rimanesse non risolto.
La verità che stiamo scoprendo lo fa sentire pieno di rimorsi e di colpe. Forse anche di quelle che non ha. La verità? Ancora non l'abbiamo scoperta. Sappiamo chi ha ucciso la Unterberger, ma non chi ha ucciso Helga e poi Malvin. Una donna uccisa nella stessa casa dove aveva progettato un delitto, cercando di farne incolpare il marito. E invece muore anche lei, ed è il marito che viene incolpato della sua morte. Cambia la vittima, ma i sospetti rimangono sempre su Danon. Questa è la banchina del porto. Questo è il ristorante dove si trovava l'auto. E qui lo Stadtpark. Dunque, per prendere l'auto, Danon avrebbe dovuto andare dal porto al ristorante e da lì al luogo dell'appuntamento con Malvin. Il tempo l'avrebbe avuto. Ma perché? Perché avrebbe dovuto fare tutto questo? Malvin forse sapeva altre cose che Danon non ci ha detto. Ma se non ce ne avesse parlato Danon, noi non avremmo mai saputo niente delle registrazioni. Se avesse ucciso Malvin per farle sparire, perché portarcele qui allora? Per una persona sarebbe stato facile prendere l'auto. Zimmermann era al ristorante e non se n'è pure accorto che avevamo arrestato Bauer. Lui sa dove trovare Malvin. Prende l'auto di Bauer e con questa lo investe. E così elimina l'unica persona che sa qualcosa sulla morte di Helga. Sì, ma tutto questo porterebbe ad una conclusione. Zimmermann ha ucciso anche Helga. Come? E perché? Il perché non mi interessa per niente. Il come sì. E non si spiega affatto. La sera del delitto non era qui in città, ma a Lubecca. E dato che il testimone che lo conferma è un poliziotto, non possiamo neppure dubitarne. Certo che solo un avvocato potrebbe trovare un alibi così perfetto. C'è una terza ipotesi. Un complice di Bauer che agisce quando Bauer è a riparo da ogni sospetto. Uccide Helga quando Bauer è senza alcun dubbio nello stabilimento e uccide Malvin non appena sa che lui è stato arrestato. Magnifico, così tutto sarebbe molto chiaro. Movimenti, tempi, moventi. Ci manca solo un piccolo particolare però. Non sappiamo chi è il complice di Bauer. Un complice? Un complice, certo. Qualcuno che ha completato l'opera di Bauer. Può darsi. Quando Helga ha rinunciato al suo piano, allora Bauer si è sentito tradito, così può averla uccisa per vendicarsi anche di lei. Non lo so. A questo punto ho quasi paura di sapere la verità. Per tuo padre, è vero? Marco non sospettava niente della vera identità di Helga. Ma se avesse ascoltato quella registrazione, lo avrebbe saputo. E la polizia può pensare che papà ne fosse a conoscenza da molto tempo. E allora... Sei stata tu a scoprire che il nome di Helga era falso e che esisteva la vera Helga Müller a Chamonix. Sì. La sera del delitto ti telefonò lo zio di Helga, un certo Herbiger, mi pare, da Chamonix, non è così? Ah, sì, certo, è per questo che sono partita. Ma Herbiger non era lo zio di Helga e non ti ha mai telefonato. Ma allora chi mi ha telefonato quella sera e perché? Volevano che tu andassi a Chamonix, è chiaro. Ma perché? Forse per metterti in condizione di scoprire quello che hai scoperto. Ma a Chamonix nessuno sapeva che qui esisteva una falsa Helga Müller. Sei sicura che la telefonata venisse da Chamonix? Era un'interurbana dall'estero. E te l'hanno passata dal centralino? Sì. No. Non ho risposto io. Ha risposto Zimmermann. E lui mi ha detto che ci chiamavano da Chamonix. Zimmermann? Marco? Ho bisogno di te, Albert. Ma certamente. Vieni, entra. Ho paura.
paura che abbiano di nuovo dei sospetti su di me. Ma Bauer? Bauer ha confessato di aver ucciso la Unterberger. Ma solo lei. E Helga? Sono sempre io, purtroppo, ad avere i motivi più validi per averla uccisa. In un delitto si cerca sempre il movente. Ma questa volta cercare il movente è sbagliato. È questo che ha confuso tutto. L'uomo che ha ucciso Helga non aveva nessun motivo per farlo. O almeno non aveva nessun motivo contro di lei. Solo un movente indiretto, insomma. Proprio non ti seguo. Parli come se fossi sicuro di sapere chi ha ucciso Helga. Sì, ora credo proprio di saperlo. Prima non capivo il perché Helga fosse tornata a casa di Malvern. Ora invece so che poteva accettare un appuntamento in qualunque luogo, tranne che in quello. Ma c'è andata, dato che l'hanno uccisa là? No, non l'hanno uccisa là. Quando è giunta a casa di Malvern, Helga era già morta. Già morta? È stato molto semplice. Qualcuno alle 19.30 ha telefonato ad Helga a nome mio, dandole un appuntamento a Lübecker Strasse. Ma quando Helga è giunta lì, naturalmente non ha trovato me, ma il complice di Bauer. Forse no. Forse è sbagliato chiamarlo così. Chiamiamolo l'assassino. Comunque lei lo conosceva bene e non ha esitato a seguirlo. E nella sua auto è avvenuto l'omicidio. Poi l'uomo si è diretto a casa di Malvern. Ha lasciato il corpo di Helga nella stanza pian terreno. Nella tasca del cappotto ha messo il foglio di consegna della boutique, in modo che la polizia arrivasse immediatamente a me. Quindi ha preso il corpo della Unterberger e l'ha gettato nel canale. Quando Malvern ha chiamato la polizia, il gioco era fatto. Io ero già in trappola. Lascia. È una ricostruzione possibile, ma è molto fantasiosa. Non abbiamo solo elemento concreto per... Helga non è stata uccisa in casa di Malvern. Questo ormai lo so con sicurezza. Ma quale sicurezza? Che cosa te lo fa credere? Avanti. Da che cosa l'hai capito? Da questo. Solo da questo. E che significa? È una cosa urgente, urgentissima. Ma come ve lo devo dire? Va bene, richiamate. Ma fate presto. Tieni pronte due auto. Sì, signore. È questione di pochi minuti. Cercheranno di rintracciare la chiamata. Se c'è stata. Già, forse nessuno vi ha telefonato da Chamonix quella notte. Hai chiamato Zimmermann? Già fatto, ma non mi risponde nessuno. Suo padre è a casa? No, non è ancora tornato. Dobbiamo cercarlo. E poi quella storia dell'orologio. Perché? Perché non me l'ha detto? Ma cosa sta succedendo? Sì? È il centralino di Chamonix. Passate, sì. Per lei, commissario. Pronto? Va, va. Qui commissario Lang, mi dica. È sicura? Va bene, grazie. Quella notte non c'è stata nessuna chiamata da Chamonix diretta ad Amburgo. Né per il vostro numero né per altri. Non c'è stata nessuna chiamata. Quella telefonata era falsa. Sei stato tu ad uccidere Helga. Tu le hai dato l'appuntamento in Lübecker Strasse. L'hai fatta salire sulla tua auto e lì l'hai uccisa. Il giorno dopo hai trovato questo orologio nella tua auto e non hai avuto dubbi. Era caduta ad Helga. Potevi farlo sparire, ma hai avuto un'occasione migliore. La polizia ha consegnato a te i gioielli trovati sul corpo di Helga
E tu vi hai inserito anche questo. Ma quella sera Helga non poteva portare questo orologio perché non era suo. È di Vanessa, che lo aveva perso proprio nella tua auto, Albert, il giorno prima. È per la tua mania di perfezionismo che ti sei tradito. Non fantasticare troppo, Marco. Quella sera io mi trovavo a Lubecca, all'ufficio di polizia. Lo sai bene anche tu. Lo so, eri a Lubecca. Ti ho telefonato là. Allo? Sì, Marco. È andato tutto bene. Dimmi di te. Naturalmente. Come hai detto? Credo che in questo modo si possa sistemare tutto. Lo spero anch'io. E grazie della sua assistenza. Ma per carità, a sua disposizione. Ma nella tua auto c'era Helga. Helga, già morta. Possiamo stare tranquilli qui, eh? Non c'è pericolo di furti di macchine. Una bella fuoriserie come la sua è una grossa tentazione. Grazie. Ma rubargli da qui ci vuole coraggio. Poi ero qui io a tenerla d'occhio, avvocato. Grazie tante. Buonanotte. Oh, scusi. Prego. Di nuovo arrivederci. Buonanotte. Questo è stato il tuo momento di genio. Avevi già ucciso Helga quando sei andato a Lubecca. Di lì ti sei diretto verso la casa di Malvin. Ci sei arrivato rapidamente, perché l'autostrada del nord è molto vicina. Sei rimasto per pochi minuti nella casa di Malvin. Poi sei andato al club, dove ti avrei chiamato io all'ora concordata. Un alibi perfetto, Albert. Che un commissario di polizia è io stesso potevamo confermare. Ingegnoso. Ma per fare tutto questo, dovevo conoscere il piano di Bauer. E tu lo sapevi, anche se non sei mai stato complice di Bauer. Anzi, tutt'altro. Hai avuto soltanto l'accortezza di sovrapporti e sfruttare abilmente il suo piano. Un misterioso complice, sconosciuto a tutti quanti. Ah, sì? E come potevo essere al corrente di tutto? Sei stato tu a pagare Malvin perché registrasse gli incontri di Helga e di Bauer. E per questo ti sei fatto passare con lui, parlandogli al telefono, per il marito della donna. I nastri ti hanno raccontato tutto il loro piano. Così tu ti sei inserito con molta facilità, sfruttando quella trappola che mi avevano preparato. Però Malvin stava diventando troppo pericoloso. E così tu hai deciso di eliminare anche lui. Già. E tu mi hai aiutato, come sempre, dicendomi dove potevo trovare Malvin. Certamente. In me hai sempre avuto un prezioso informatore. Tu eri sempre informato di ogni mossa che facevo. E quindi conoscevi anche ogni movimento della polizia. Ma purtroppo, nell'uccisione di Malvin, hai avuto per la prima volta sfortuna. Ti sei servito dell'auto di Bauer senza sapere che era stato arrestato pochi attimi prima, quasi sotto i tuoi occhi. Già, sei stato bravo, Marco. Come sempre sei il più bravo. Hai ricostruito quasi tutto con credibilità. Ma non ti servirà a niente. Non puoi provarlo. No, non mi interessa affatto provarlo. A chi? Alla polizia? Ho capito quasi tutto, come vedi. Ma una cosa non ho ben capito ancora. Perché? Perché? E qui posso aiutarti io. Sei stupito che il tuo amico abbia tentato di distruggerti? Hai forse paura di scoprire anche in me tutto l'odio che ha spinto Bauer? No, no, io non ti odio, Marco. Mi sei completamente indifferente. Siamo stati amici in tutto questo tempo. Insieme abbiamo costruito una cosa molto importante. Siamo soci. Soci? Sono stato io che ti ho dato il denaro per impiantare lo stabilimento.
e il 51% delle azioni erano mie. Quante ne ho ora? Non lo so. Solo sai benissimo. Solo il 25%, solo il 25%. Sei stato tu a chiedermi di comprare le tue azioni. Ti serviva il denaro. Sì, sì, certo. E naturalmente tu da buon amico comprensivo me ne hai sempre dato, già. Ma piano piano lo stabilimento diventava tutto tuo. E continuando così avrei finito per ridurmi, con il tuo grazioso permesso, a fare solo il tuo legale. Sarebbe stato il fallimento di tutta la mia vita. Coralb, sempre Coralb. Anche tu avresti ucciso per Coralb. Coralba vale denaro. Vale molto denaro. Io non sono un sentimentale. L'odio, la vendetta, sono stupidaggini che lascio a Helga e a Bauer. Coralba significa denaro. E io ne ho bisogno. Non era più semplice parlarmene, chiedermene. No, non sei così generoso e così buono come ti credi. Hai sempre avuto l'intenzione di cacciarmi via, ma non te l'avrei permesso. Coralba è mia. Adesso avevo l'occasione di venderla per una cifra enorme, ma ti sei sempre opposto. Ma come entra Helga in tutto questo sporco gioco? Non volevo uccidere Helga, è di te che volevo liberarmi, ma non sapevo come. Quando mi resi conto che Bauer era innamorato di Helga e che si incontravano, pensai di avere un'arma sicura in mano. Avendo avuto le prove della loro relazione, avrei potuto ricattarti. O avresti ceduto allo scandalo o avresti ceduto a me. Con Malvin fu facile accordarsi. Anche lui amava il denaro. Però quei nastri ti rivelarono una realtà completamente diversa. Già. Helga e Bauer avevano architettato tutto per rovinarti. Un piano veramente perfetto. Ma era un piano che avrebbe rovinato anche me. Anche te. Bauer non poteva fare tutto questo per amore di Helga. Aveva in mente un altro scopo, uno scopo ben più preciso. Una volta che fosse riuscito a farti condannare per la morte della Unterberger, tutte le azioni di Coralba automaticamente sarebbero passate a Helga, e quindi a lui, e non avrebbe esitato a buttarmi fuori con ogni mezzo, pur di essere l'unico assoluto padrone di Coralba. Continua. Così decidesti di sfruttare il piano di Helga? Sì, certo. Ma in modo di ottenere anche un altro risultato, eliminare Helga, per impedire a Bauer di impadronirsi della società. Non ho dovuto fare molto. Non ho fatto altro che acquistare una rivoltella, uguale alla tua. Hai ragione, Danone è in casa di Zimmerman. Speriamo di arrivare in tempo. Andiamo. Ma perché Danone non ci ha detto nulla se aveva capito? Su, andiamo. Poi quella sera ho chiamato Helga a nome tuo, fissandole un appuntamento. Sì, sono io che l'ho uccisa, come hai detto tu. L'ho uccisa io, nella mia auto. Poi sono andato a Lubecca tranquillamente, per mettermi sotto la protezione del commissario Trittel. Quindi sono andato a casa di Malveo, ho gettato nel canale la Unterberger e al suo posto ho lasciato Helga. Non al suo posto, Albert. L'hai lasciata giù al piano di sotto, mentre la Unterberg era di sopra. Ma questo aveva un'importanza relativa. Invece ne ha avuta molta. Ha fatto capire a Lang che io ero innocente. Quando la polizia mi ha portato in quella casa, io mi sono tradito perché mi sono diretto subito al piano di sopra. Ma Helga era lì, al pian terreno. Lang non è che un poliziotto, anche se è intelligente. Prima o poi avrebbe dovuto dare fede alle prove, che erano tutte contro di te. Io non dovevo fare niente, le aveva già preparate tutte Bauer. Mi sono limitato ad aiutarvi a scoprire la vera identità di Helga, perché questo ti procurava il movente per ucciderla. Ecco tutto. Perfetto. Ma io ora so la verità. Sei solo tu a saperla, la verità.
Hai perso. Hai perso anche questa volta. Anche Lang ormai ha scoperto tutto. Per te non c'è più nessuna speranza. Hai fatto tutto questo per niente. Albert. Un altro fallimento. Sono molto stanco. Il caso Danone è risolto.